Siamo qui con Diletto, il capitano del Grit Passion. Situazione di vantaggio per la vostra squadra. Il nesto di due giocatori che erano in lista e che sono venuti a mancare nelle prime partite ha portato dei cambiamenti favorevoli. Sì, sì, si vedono. Già si ha fermato con due gol Dario. C'è un ottimo giocatore che si è sentita la sua assenza, infatti sta giocando un'ottima partita, credo. Dobbiamo cercare di mantenere il risultato. Cercare di fare qualche altro gol per metterlo al sicuro. Cosa che magari dovrebbe perfezionarsi all'interno della squadra? Ma credo una stabilità maggiore a difesa, cioè far circolare meglio il pallone più velocemente, migliorare in questo, insomma. Vabbè, buon proseguimento di partita. Siamo qui con Fabrizio Baratto alla fine del match Grit Passion Brasao. Primi tre punti in tasca vostra. Finalmente. Finalmente, alla quinta giornata. Siamo... Dello scontro tra due squadre a zero punti l'avete vinta voi. Per 5-4, una partita molto tesa. Avete condotto di lungo vantaggio per gran parte del match. Avete rischiato all'ultimo il recupero. Sì, ci è andata bene alla fine perché abbiamo avuto 3-4 occasioni contro brutte. Era una squadra di molto movimento. C'era il numero 8 Fornesano, era molto forte la squadra, molto bene. E ci è andata bene. Mo devo dire. Il mio ruolo in campo io lo darei più a Dario Sica. Dario Sica, una persona alla vostra lista che oggi è esordito. Sì. Buono all'esordio. Cosa sì, pensi dell'esordio? Purtroppo l'infortunio che l'ha tenuto fuori campo è stato duro. È stato duro, però alla fine siamo riusciti, cioè ha recuperato e mo ci ha fatto vincere. Credi che con questo nuovo innesto mettete fantasia e buon gioco, credete di poter risalire la classifica e passare il turno? Risalire la classifica e passare il turno? Sì, sì, spero che insieme. Un'intervista con te è impossibile, in bocca al lupo. In bocca al lupo, grazie Andrea, scusami.